Bentornati a tutti ragazzi, sono Fujimata3 e io sono di Sottello of the Styria. Dunque, l'ultima volta avevamo fatto fatica a trovare la chiave, cioè avevamo fatto fatica, ancora non l'ho trovata la chiave per poter, sbloccare l'acquedotto, quindi, ok. Ho deciso di fare, tanto sto combinando danni, ma vabbè, e come vedete siamo fuori dalla città, tanto qua abbiamo trovato un monolito, stiamo trovando robe, e ho deciso di fare un'altra bella cosa, ovvero, vabbè, non mi interessa per adesso, ho deciso di fare una bella cosa, magari proviamo a esplorare un pochettino intorno alla città, magari sapete, siccome la città abbiamo girata parecchio, non vorrei che magari, oh my god, dove stiamo? E magari appunto salta fuori qualcosa. Perché io Oh, dove è finito? È un bug o è stato, o era proprio così, proprio fatto apposta? Intanto un po' Zuri attaccano da lontano questi. Intanto ci stiamo facendo il culo, ragazzi. Ok. Effetti delle combo, vabbè. Nel caso... Ok, sul quarto attacco benefica degli effetti bonus. Ok, vabbè, perfetto. Oh. Un altro ce ne sta. Guarda che botta, ragazzi. E stavo pensando appunto, magari, siccome ho sentito delle voci di corridoio, ovvero la gente, sapete, che parla a volte e dice appunto delle cose, ho detto che la principessa è nata a Mary Lord, una cosa del genere, insomma un'altra città praticamente. Tanto un attimo, qua c'è un casino della madonna. Mantenimento energia. Costi di energia, allora. Un attimino, ragazzi, a sto punto. Ah, sì, è vero, lei è un po' corta di energia, sì. Madonna, quanta roba. Madonna, quanta roba. Aspettate, fermi tutti. Ok, perfetto. Dunque, intanto vediamo un attimino la mappa. Qua ci dovrebbe essere una città, qua rovine, qua si potrebbe passare forse, non lo so. Vabbè, comunque a questo punto, vabbè, diamo dato un'occhiata in giro, tanto per vedere un attimino come funziona il tutto, come, insomma, come, diciamo, al di fuori della città, come sarebbe, come sarà il proseguo, ecco, tanto per farvi vedere almeno qualcosa di nuovo. E ora ci sarà il problema sempre della chiave, che non ho idea di dove saltare, cioè dove dovrebbe essere, questo è un grosso problema. Però lasciamo stare i combattimenti perché dobbiamo trovare sta cavolo di chiave, ragazzi. Non c'è niente da fare. Oh. Come si che mi hanno raggiunto? A parte che non mi stavano seguendo fino a un attimo fa, quindi come cavolo hanno fatto adesso a raggiungermi così? Tutti una volta sono diventato importante da attaccare. Era lì che si faceva i cavoli suoi e ora invece... Invece l'intesso, sto così. Vabbè. Allora, facciamo così. Salviamo, ragazzi, perché non finirò mai di dirlo, ma salvatine è sempre meglio farla. Ritorniamo in città, perché sicuramente in città a questo punto la... Allora, dobbiamo fare un attimo il punto della situazione. Vediamo dove potrebbe essere. Allora, no, aspettate, fermi tutti. Allora, vedete, ci dà... Ah, questo qua è il santuario. Ma il santuario... Vedete, ci dà tre posti. O il santuario, o da andare su o da andare giù. Ora, giù non c'è niente, abbiamo visto. Qui non c'è niente. Io a questo punto non ho davvero idea, ragazzi. Cioè, boh,
Tecnicamente dovrebbe essere nei zone di qua nei quartieri alti, perché comunque l'altra non c'è più. Ok, no, c'entra. E appunto dovrebbe essere quello lì, diciamo, il luogo dove trovare la chiave, perché se ha a che fare con la famiglia reale, insomma, diciamo, la classe reale dovrebbe essere comunque sopra, ovvero al castello principale. Vedete, sembra che il cancello. Mappo. Madonna, quanto spariscono. Ma non è per caso qua se c'entra qualcosa. No, ok, scusate. Sa mai. No? No, ok. Pensavo ci fosse qualcosa. Ho visto, ti dizi. Madonna, che allora, qua. Possibile che non ci sia niente? Oh. No. No. Qua non lo possiamo aprire perché è, diciamo, d'argento, diciamo, il suo forziere, non è di. Però questo è forse di bronzo, forse, non riesco. Lo sapevo, questo qua è tipo d'oro, quindi è ancora più difficile sarà trovarla, cioè avere la chiave. Qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui c'è il salvataggio. E qui mi chiedo, perché mi dice. Cioè, queste cose qua non dovrebbero. Non dovrebbe darle se. Cioè, non dovrei andare qui, perché qui non c'è niente. Anche se io vedo sti diamini di palline arancioni, che devo capire che diamine sono sti palline arancioni. Comunque, vabbè. Lo vedremo, cioè, cercherò di capirlo nel prossimo video, vabbè. Man mano andremo avanti. Allora, qui non c'è niente, questo qua. Mi viene a pensare che la storia è sotto una sicilia, no. Non sono un luogo sacro per la famiglia. Fermi tutti. Le rovine a nord non è che sono occhio. Fermi tutti. Fermi tutti, perché a questo punto mi faccio due domande. Ora vi faccio vedere subito cose che forse ho intuito. E a questo punto, allora, se è come penso io e funziona come penso io, a questo punto allora le voci della città servono davvero tanto. È vero che. Martoriata la pestilenza, beh no. Ok, vediamo un attimino, perché adesso vi faccio vedere. Usciamo. Vi faccio vedere subito. Rovine a nord. Che siano queste? Perché hanno detto le rovine a nord non è che fanno parte, cioè, diciamo, fanno parte della famiglia reale, o comunque sono importanti per la famiglia reale. E allora a questo punto vi faccio due domande e dico: possibile che sia qui, vedete? Non lo so, ragazzi. Io ci faccio un salterello. Male che vada, abbiamo visto un posto nuovo, abbiamo fatto, insomma, qualcosa di diverso. Sempre meglio dell'ultimo video, che insomma è stato poco e niente. Mi sa che ho ragione come dico io. Madonna, che botta che gli ha dato a quello lì. Madonna, massacrati. Vabbè, niente. E là c'è gente, c'è gente. Ora mi chiedo, ci sarà qualche cosa che succede qui? No. Ok, quindi di qua non si può andare. Ok, non è di qua. Sì, ragazzi, davvero è un po' in criptica, come diciamo. Cosa fare? Questa cosa qua un pochettino mi lascia un po' deluso. Cioè, sì, ok che ci devi pensare, ma già sono quasi 2 video che siamo bloccati qui solo per una chiave all'inizio, soprattutto. Se mi dici che diventa più difficile, ok, magari man mano che va, insomma, che prosegue il gioco, ok. Ora io magari sto facendo un po' di cazzate, non lo so. Insomma, nel senso, magari sto. Magari la soluzione è semplicissima, ma non ci arrivo, sinceramente, in questo momento. Non c'è niente. Perché. Oh, ragazzi, la chiave ha a che fare con la famiglia reale. Uno va dalla famiglia reale. Mamma mia, per riparare quel ponte. No. Almeno questo qua è quello che penserei io, ma penso che penserebbero tutti. Il problema è. Non ho idea di dove andare adesso, a questo punto. Qui c'era qualcosa? No. Allora, il cancelliere. No, ma sicuramente ha a che fare.
al santuario. Lady Marla. Ah no, ok. Non lo so, allo stunto. Boh. Non lo so. Vediamo un po'. Io non ci sono mai andato. So che al 99,9% non serve la mazza, ma cioè che non cambia niente, ma si sa mai. Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Qui non possiamo passare, abbiamo già provato. Ma qui allora non c'è niente. Però fermi tutti, questo qua è diverso, no? Ed è vero che è stato trovato un redentore alla festa. Ok. Oh, non lo so, ragazzi. Qui non c'è una mazza di niente. Qui non c'è niente. Allora, lì non c'era niente neanche. Altra non c'è più una mazza. Ok, ho capito. Poi mi chiede invece Michiko dove diamine è finito. Porca miseria, mannaggia a lui. Io non ce l'ho mai andato. Vediamo se per caso. Penso che c'entri il ponte a sud-ovest di qui, sud-ovest, giusto loro che di là non. Ok, è stato distrutto, però mi interessa però. Maledetto Michiko, cacchio che mi ha abbandonato così, porca miseria. Ho bisogno giusto adesso di una mano. Io non vorrei che. Vorrei andare. Vedete la città ogni tanto che viene salta fuori, tipo dai racconti passanti. Rovina, no, non sono un lupo sacro per la famiglia reale, ok. Le rovine a nord. Nord è di là. E se non vado errato, di là ci sono le rovine quelle là. Però il problema è come faccio ad andarci. No, che non c'entra niente. Ok, sono davvero in una situazione di stallo, ragazzi. Sono davvero in una situazione. Per esempio che una vetta dello spirito io ho un drago. Qui non c'è niente, non c'è niente. Devo vedere, di qua invece c'è qualcosa, anche se non penso, al 99,9% non dovrebbe esserci. No, no, fermi tu. Ah no, ok. Pensavo fosse quello che tipo è uscito dal. Abbiamo lasciato buttato fuori dalla cosa. Ah, mi chiedo. Porca miseria, è possibile che qua non ci sia. Cioè, c'è solo la porta e basta, che non ci sia niente da poter fare. Qui è così, no? No, così non c'entra la mazza. Allora, apri la porta girata verso le rovine dell'acquedotto. Ok. Ma aspetta, però. In teoria mi dovrebbe dare una cosa diversa adesso. Perché mi dovrebbe dare tipo cerca la chiave. Non apri la porta. Se no non. Eh beh, a meno che non ce l'abbia già la chiave. Ma. Ragazzi, purtroppo non mi ricordo nei vecchi video se l'ho presa. Qualche cosa. Vediamo un attimino. Non penso, però. Boh, diamo un'occhiatina. Può essere questo? Porco, ragazzi. Merda. Bastava così poco, ragazzi. Non ci ho pensato proprio, ragazzi. Mi è venuto un flash adesso. Mi spiace davvero tanto. Era talmente semplice. Vabbè, almeno sapete che non guardo wiki e altro. Perché insomma, se no non ci avrei pensato prima. Il gioco mi piace godermeli io. Ma questo qua percepisce dall'odore i monoliti. Andiamo bene. Okay. Devo essere sincero, ancora il combattimento è un po' oscuro per me, nel senso che devo ancora capire bene come funzionano gli attacchi. Perché ogni tanto tipo attacco ma non veloce quanto me lo fa un vita. Non lo so. Devo ancora un po' studiarci, ecco, diciamo. Nuovo livello, ottimo. Magari al prossimo. Cioè, tra questo video e il. Intanto cosa scivola. Tra questo video e il prossimo, magari farò un pochettino di pratiche per capire un po' come funziona questo sistema di combattimento molto bene. Vediamo un attimino. Che cavolo!
qui ci sono Tezushin quando il denaro chiama il mio. Ok, ecco. Ok. Ah, salve. Carta ambrata. Fuori di copertina non sono armi. Ok, capacità difensiva più 5. Due attività statistiche. Il Phantom non ce l'ho. Ok. Recupero CS per stordimento inflitto. No, io direi che questo qua è migliore. Mi ispira di più. Anello di fuoco. Beh, danni brati sul fuoco. No. Non lo so, aspettate un attimo. Il bastone da... ma non so quanto... Beh, intanto ci abbiamo questa, sicura. E... non so se prendere questo pure. Lì mi dice che è maggiore, però non so. I danni subiti da attacchi pesati sul fuoco. Intanto me lo prendo... No, anzi, no. No, 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 no. Comprare la registrazione. Ok, equipaggio... Già fatto, perfetto. Ora mi chiedo, se io faccio così, faccio vendi oggetti, iniziamo a vendere due o tre cosine, ragazzi. Scusate, ma qua bisogna un attimino il bastone antico, no? Carta... Ah no, questi qua sono... Lasciamoli stare per ora. No. 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 Per ora lasciamo stare tutto. Provo articoli. No, no, no. Niente. Perfetto così. Ottimo. Qua apriamo. Hai ricevuto bottiglie della vita in possesso, sei. Ok, perfetto. Apriamo qui. Altro forziere. Piena di roba, ragazzi, qui. Eh sì. Aspetta, fermi tutti. No, perché mi girano un po' le scatole, se t'a vedere. Dove sta, ragazzi? Un attimino. Carta ambrata. Ah, no, ok. Questa qua è più potente. No, perché l'ho appena comprata la carta ambrata, cavolo. Giusto, giusto, adesso invece è... Qui cos'è questo bagaglio? Non so cosa sia, comunque, vabbè. Qui non posso passare, quindi di qua. Diciamo, l'avevo appena comprata la carta ambrata. Ho detto, cavolo, di nuovo devo... cioè, devo di nuovo... Cioè, l'ho appena comprata, devo... Ho speso i soldi per niente. Di Asgard. Allora, tra un po' compare anche Thor, così la chiudiamo lì. Vediamo un po' cosa vuole combinare questa simpatica Dunziel. Punto di interesse. È della spada, sicuramente. Ok, e mo io che devo fa? Ah, ok. Oh, mi devo parlare fino un attimo fa. Sendai dosto wa kokode keiyaku shitan desu. Beh, che è vero che lei sicuramente avrà un sacco di anni, ora non so quanti, però... C'è tipo uno spirito, insomma. Sureisa, dōshi dakara toitte, surete o hitori de kakae komu hitsuyō wa arimasen. Sicuramente Mikiriko non sta proprio perfettamente a posto, perché avere appunto un compagno che rischia tra virgolette la vita, si dà degli obiettivi, si dà diciamo
appunto dei doveri e tu non puoi fare niente per aiutarlo, un pochettino se ci rimane un po' male, sinceramente. Cioè, non è che non puoi aiutarlo, ti dice di non aiutarlo, ecco. Perché non è che non può. Cronistiche terrestri, cos'è? Cronistorie terrestri. Cronistorie terrestri, no, non lo so. Che cambia colore. No. Ecco, infatti, tipo, sì, come avevo pensato io, insomma. Ovvero, praticamente, ci sono dentro racchiusi dei pensieri, delle... tipo, forse, secondo me, tipo, adesso fa tipo visione, ecco. E va bene, ragazzi. Che dire? Io direi che per questa volta possiamo chiudere qui e finalmente abbiamo saputo come aprire quella maledetta porta. Era facilissimo. Mi spiace, purtroppo lo vedrete appunto solo in questo video qui. Che dire, ragazzi, vi saluto e alla prossima.